così all'avanguardia, per cui nella ristrutturazione che è stata fatta di questo ospedale tutte le stanze sono state fatte stanze con bagno, quindi sono stati tolti due letti ad ogni stanza e ogni stanza aveva il suo bagno in camera. Questa ristrutturazione è andata avanti nel tempo e negli anni e è arrivata fino al quinto piano. Il sesto e il settimo piano, per motivi di tempo, poi c'era l'ospedale nuovo e l'ordinario, non sono mai stati ritoccati, per cui è per questo che anche in questo momento le due ultime ali non sono, diciamo così, adibite ad assistenza sanitaria, perché chiaramente l'impiantistica non è conforme, quindi bisognerebbe fare dei grossi interventi di ristrutturazione impiantistica, elettrica, idraulica e quant'altro. Subito una domanda, quindi gli interventi di ristrutturazione sono andati avanti fino a quando la Regione non ha detto facciamo un nuovo ospedale? Gli interventi sono andati avanti di ristrutturazione grossa, diciamo no, fino a quando non ha detto di fare un nuovo ospedale, perché il nuovo ospedale adesso bene che partiamo già dal 2002, cioè l'ospedale nuovo ha avuto il suo iter di corsi, di ricorsi e di quant'altro. No, le ristrutturazioni sono andate avanti molto dopo, diciamo, molto dopo decine, molto, cioè sono andate avanti le ultime ristrutturazioni. Ora, non penso, si potrebbe quantificare la spesa dal 2002? La spesa indicativamente, con ordine di grandezza. La spesa, dobbiamo sentire l'ufficio tecnico, lo penso. Si parla comunque di qualche milionato di euro. Tolto ogni tanto fotovoltaico. No, non so, ora di preciso, milionate di euro, sono sulla testa di sì. Quindi è un dato che sicuramente è a disposizione, ma è un dato che, diciamo, che la grossa parte della ristrutturazione è stata fatta nei primi anni del 2000, quindi dal 2000, diciamo, al 2007-2008, quindi questa ristrutturazione è stata utilizzata, cioè non è che l'abbiamo fatta e siamo venuti via, ecco, se, quindi diciamo così, ha portato un notevole, diciamo, beneficio alla struttura fino a che è stata attiva. Cioè tutte le ristrutturazioni fatte ad oggi sono in ambienti utilizzati? Tutte le ristrutturazioni fatte, tant'è che la trasformazione da ambiente di degenza ad ambiente, diciamo così, polispecialistico, praticamente è stata fatta a costo zero, perché tutte le ristrutturazioni erano già state fatte. Quindi è chiaro che troveremo anche degli ambulatori ipertrofici rispetto, diciamo così, ai volumi consentiti per ogni ambulatorio, perché naturalmente in una stanza di degenza spesso si è trasformato in un ambulatorio, magari le stanze più grosse sono state trasformazioni dal punto di vista. Tenga presente che in questa struttura sono bene ubicata tutta la chirurgia ambulatoriale dell'azienda, tutta la unità operativa di dermatologia, che in gran parte ormai è diventata un'attività di chirurgia ambulatoriale, insomma la chirurgia della dermatologia fa circa 2.000 interventi, quindi una grossa struttura, tutta l'unità operativa di oculistica, quindi l'oculistica che sono un'attività prettamente, diciamo, ambulatoriale, quindi catarassi e per garantire, e anche lì si parla già di 5-6.000 interventi e tutta l'attività ambulatoriale dell'oculistica. Poi c'è tutta l'attività dell'endocrinologia, anche qui si tratta di migliaia di visite, tutta l'unità operativa della reumatologia, della diabetologia, quindi sono strutture che non sono ambulatori, cioè sono strutture che prendono in carico il paziente. La nostra reumatologia, per esempio, è una reumatologia che è di un secondo livello, cioè equiparata alla reumatologia, per esempio, dell'azienda ospedaliera Pisana, cioè non è una struttura, dice, c'è l'ambulatorio di reumatologia, qui vengono presi in carico pazienti seri, ecco, pazienti che fanno infusioni di farmaci biologici. Ma assomiglierebbe a tutti gli effetti all'ospedale. No, non è un ospedale semplicemente per il fatto che non c'è la degenza notturna, perché qualche letto di degenza diurna c'è, questo è un ospedale che alle 8 chiude i battenti. È un'attività di tipo ambulatoriale, tra virgolette, con qualche dei hospital, per esempio c'è tutto il hospital oncologico, quindi tutte le terapie oncologiche vengono fatte qui e poi parlate qui a Carrara, quindi c'è tutto l'ITT oncologia con l'ITT tumori, tutta la diabetologia con letti di dei hospital, dove anche lì vengono fatte infusioni importanti, quindi non è un distretto sanitario, se vogliamo definirlo un distretto dove vengono fatte attività specialistiche tipo la cardiologia, cioè che non prendono in carico il paziente. Qui ci sono attività, direi, di un livello superiore, ecco, attività che prendono in carico i pazienti. Quindi è una realtà su cui girano migliaia e migliaia di prestazioni, direi decine di migliaia di
c'è la diagnostica radiologica. Poi parliamo anche, c'è la concentrazione di tutta l'anatomia patologica di parte della nostra azienda, noi via lì siamo tutti accolpati. Quindi diciamo il pronto soccorso è la parte che completamente è stata eliminata. Il pronto soccorso è una struttura che non era prevista, cioè non è che è stata, non era prevista, perché un pronto soccorso, se lo chiamiamo pronto soccorso, deve avere una struttura alle spalle, cioè un pronto soccorso dove si scrive pronto soccorso è il danno per chi accede, perché il pronto soccorso deve avere alle spalle tutta una serie di strutture, di consulenti, di attività che qui non abbiamo. Cioè il pronto soccorso c'era un ospedale, quindi un ospedale a quei tempi c'era la radiologia interventistica, la chirurgia vascolare, cioè c'era al divieto del pronto soccorso una realtà che, diciamo così, consentiva ecco, di trattare la patologia. Ma tenga presente che noi, quando eravamo due ospedali separati, Massa e Carrara, eravamo molto in difficoltà. Cioè la difficoltà di avere tutta la chirurgia su Carrara, l'ortopedia su Massa, la radiologia interventistica da una parte, addirittura il materno infantile distaccato dalle due, insomma, chi ha gestito pratiche interne, quindi traumi viscerali, fegato o reni, dove venivano trattati chirurgicamente o per via interventistica radiologica. Una volta escluso queste cose, se erano escluse, eventuali fratture venivano ritrasportate a Massa perché l'ortopedia era solo a Massa. Oggi chi ha un trauma a Carrara? Oggi chi ha un trauma a Carrara viene centralizzato al nord. Come paradosso, nel senso. Un paradosso. Noi siamo abituati alle distanze che, ma le distanze che le pensa, cioè, l'ambulanza del 118 deve essere una prima stabilizzazione del paziente. Se l'ambulanza interviene e un'ambulanza vera del 118 con persone preparate si ferma sul posto, non è come nei tempi che si raccoglieva e si trasportava più velocemente possibile dal pronto soccorso. Sì, sì. Cioè il 118 stabilizza la persona, stabilizzata la persona, cioè trasportata, lei pensi che in ogni caso la popolazione grossa di Carrara e del comune di Carrara è localizzata fra Venza e Marina, se vogliamo. A Venza e Marina raggiungono il Noa molto prima che Carrara, ecco, come viabilità. La situazione era soprattutto nelle aree montane, che comunque Carrara è molto esteso, quindi anche i comuni sono estesi, poco abitati, sì, però è chiaro che le Venezia, poche persone, se succede, sembra una condanna, no? Perché succede, mi direbbe i capisce bene che mi conceda un po' di imprecisione poi il dottor medico chirurgo. Lei capisce bene che in qualunque realtà esiste la montanità, cioè la montanità, piccole case isolate, piccole cose isolate, secondo me l'ideale in questi casi è sempre un intervento del 118, stabilizzazione e centralizzazione. Nessun ospedale di montagna garantisce quel sistema unitario di intervento che può garantire un ospedale centralizzato. Cioè, se noi vogliamo veramente assicurare un'uniformità di trattamento, dobbiamo prevedere sempre la centralizzazione del paziente critico. Cioè, il paziente critico che si blocca in un ospedale di montagna perde tempo il più delle volte. Lei pensi se deve... ma lei pensi che si deve fare un'angioplastica coronarica, perdiamo le golden hour tipiche di andare direttamente a... se deve fare un intervento di radiologia interdentistica perde dell'altro tempo. Il parto, ovviamente, sul nostro consigliere di Carrara, il parto è un evento talmente fisiologico che normalmente un parto non preoccupa neanche se il parto fisiologico dovesse nascere su un'ambulanza, per dire. Però oggi con le tecniche, insomma, si cerca sempre di fare in modo che il parto, insomma, sia centralizzato anche lì, perché chi vede tanti parti è sicuramente un centro di riferimento di chi ne fa pochi, ecco, anche da un punto di vista di trattare le complicanze. Un'ultima domanda, poi magari Andrea, che sei molto più tecnico di me, e poi solo una cosa, allora, per fare il punto, sono le 3:30, noi alle 4:30 dobbiamo essere a Noa. E l'ultima domanda poi passo a parola. Delle aree in disuso, qua abbiamo i 7 piani, 2, quindi la domanda è di questi 2 piani che cosa se ne farà, che cosa vi ha detto l'azienda sanitaria, la regione. L'altra domanda è della struttura dell'ex pronto soccorso, che è completamente abbandonata, mi sembra di capire, anche mi sembra un immobile quasi staccato, ci siamo è chiusa, è utilizzata, e la domanda è: allora, a che punto siamo? Il piano aziendale di trattamento prevedeva il non utilizzo delle
dal settimo al sesto piano proprio per gli interventi grossi di ristrutturazione che dobbiamo fare. Scusi se la interrompo su questo punto, perché sulla notizia di stampa, sesto e settimo piano si parlava di problemi di staticità sismica, quindi era quello il punto critico. I punti sono di questa natura. Se entriamo in un campo a capello che io conosco, ma sempre un po' relativamente, questo ospedale è un ospedale, come tutti gli ospedali nati prima di una certa data, questo del 70, che hanno problemi di conformità sismica, cioè nel senso che le verifiche che sono state fatte hanno dato delle verifiche che per una struttura ospedaliera necessitano di interventi di stabilizzazione. Quindi non può essere messa a norma, può essere messa in sicurezza. Messa a norma è tutto possibile mettere a norma, è chiaro che dipende dai costi e dall'utilizzo che se ne può fare. Io penso una cosa, le dico la verità, ma questo è un pensiero mio, non è un pensiero né della De Laurentiis né dell'azienda, non sono abituato anche a dare ogni tanto dei pensieri liberi. Cioè io penso che se fossi un'azienda che devo spendere, non so, 10 milioni di euro in una consolidazione di un ospedale che non è più un ospedale, in questo senso, un ambito territoriale ha assoluta necessità di un ospedale che in un momento di un evento rimanga in piedi. Questa è una necessità reale di ogni struttura, diciamo, sanitaria, e noi questo l'abbiamo realizzato facendo un ospedale nuovo. Nel momento in cui io devo spendere un'esagerazione con i finanziamenti attuali di soldi per stabilizzare una realtà che è una realtà di tipo ambulatoriale, dove ho anche altre realtà, perché se no ci tappiamo gli occhi e facciamo finta di niente, perché io mi giro indietro, ho scuole, ho tutta una serie di strutture che hanno bisogno di essere stabilizzate. Se devo spendere dei soldi in questo momento, io come cittadino penso che li spenderei anche nella stabilizzazione di ambienti scolastici, non perché il bambino ha più diritto se si entra in un campo, ma nel fine di un ospedale è che in un evento sismico deve rimanere in piedi. Punto. Questo era un ospedale che in un evento sismico di grosse dimensioni aveva dei rischi di rimanere in piedi. Per cui rimanendo doveva essere stabilizzato, perché è inutile che... Quindi avete stabilizzato? Questo non è stato stabilizzato. Quindi aveva e da... Aveva e è da stabilizzare se in futuro avrà una visione di un ospedale. Cioè l'ospedale deve rimanere in piedi. Questa è la... Mi permetta, lo stesso problema è per il rischio idraulico comunque. Però mentre il rischio idraulico di questo ospedale, sempre con la solita cosa, io le dico una cosa, se l'ospedale a Quarno avesse un rischio idraulico, sarebbe come se a un uomo normalmente che deve essere inesistente di fronte a qualunque evento, perché se così non fosse l'ospedale attuale di fronte a un evento, un po' di preoccupazione, anche pregiudizi, mi sa che io non ho questo, ripeto, io da cittadini sono, io non ho dei pregiudizi, e non devo avere questo tipo di pregiudizio. Abbiamo visto le carte, abbiamo visto le cose messe in atto, ripeto, da questo punto di vista io non sono un ingegnere idraulico, però da un punto di vista sanitario un ospedale deve avere queste garanzie. Ad oggi l'ospedale, lasciando stare l'adeguamento alle norme, non è in sicurezza, non ha adeguamento. Questo è un ospedale che ha fatto le verifiche di vulnerabilità sismica. Ed è vulnerabile. La legge prevede che ogni azienda pubblica faccia delle verifiche di vulnerabilità sismica. Le verifiche sono state fatte. Sul discorso di invece intervenire è demandato all'azienda le valutazioni. In questo preciso momento di cui stiamo parlando, questo ospedale ha fatto le verifiche, ma non ha ancora fatto gli adattamenti che le verifiche... Nonostante la struttura sia completamente utilizzata. Nonostante la struttura sia utilizzata non più, ripeto, come ospedale, ma come un ambulatorio, più grosso che sia. Cioè, giornalmente quanti cittadini entrano in questa struttura? Giornalmente entrano parecchi cittadini, cioè qui vengono fatte qualcosa... 7.000 persone? Un giorno... 7.000 persone al giorno sono tante. Noi facciamo qualche cosa, facciamo un conto di 100.000 visite l'anno, ecco, buttata un pochettino
Quindi ecco, fare i conti è abbastanza. Però è una struttura che è, come faccio per dire, la struttura di qualunque distretto sanitario che lei può e potrà visionare in tutta la Toscana. Cioè, nel senso, faccio un'altra domanda di questo, non è il caso in cui venga fuori che questa struttura, diciamo, per problemi di risorse economiche non possa essere adeguata sismicamente, quantomeno messa in sicurezza. Quelle funzioni che attualmente vengono svolte qua, dove potrebbero essere svolte? Nel nuovo ospedale di Alcuane? Assolutamente no. Quindi sarebbe un problema serio di dove gestire. Se ci dovesse essere una scelta dell'azienda, ripeto, l'azienda ha fatto le prove e l'azienda fa le valutazioni. Le valutazioni non sono passibili di multa, è passibile di multa non aver fatto la valutazione. Una volta fatta la valutazione, l'azienda fa le sue scelte. Quindi se l'azienda dovesse scegliere di chiudere questa struttura, in questo momento allocare tutte le strutture che sono qui dentro all'interno del territorio, sicuramente sarebbe da sederci a un bel tavolo e capire esattamente come muoversi. Quindi è ragionevole chiedere che la Regione metta a bilancio delle spese, quantomeno per mettere in sicurezza questa struttura. Visto che viene utilizzata, non abbiamo altri spazi. Se mi chiede la mia personale opinione, una struttura di tipo ambulatoriale che ha una vulnerabilità sismica, ripeto, ma non è che è una struttura, questo sicuramente è uno dei palazzi più solidi della città. Come diciamo, quello tutte le scuole, edifici pubblici fatti sicuramente, 90%. Sicuramente questa rispetto a una scuola, rispetto a tutte le scuole, ha una solidità maggiore. Ecco, questo è il rapporto che volevo evidenziare. Secondo lei potrebbe essere, cioè, è ragionevole richiedere che la Regione metta come priorità l'adeguamento, la messa in sicurezza di questa struttura? Io penso che la priorità sia sempre la priorità di mettere in sicurezza tutte le scuole. Poi, una volta fatta questo impegno economico su tutte le scuole, ben venga anche che venga messo in sicurezza tutto quello che è afflusso di persone. Cioè, capisci? Dove c'è afflusso di persone, sicuramente bene. Cioè, l'apporto economico, secondo me, è un apporto fondamentale, ma le ripeto, questo esimo dall'azienda e potete pure scrivere che l'ho detto personalmente, capito? E quindi sulla risposta alla domanda. Allora, l'altra risposta è questa. Allora, noi abbiamo fatto un piano di adeguamento dentro a questo ospedale e le parti ancora inutilizzate di questo ospedale sono il piano S. Il piano S dove c'era da una parte il pronto soccorso e dalla parte opposta c'erano tutti gli ambulatori, diciamo così, cardiologici e di ortopedia. Nella parte del pronto soccorso è già il pronto soccorso è davanti. Ma anche tutta la struttura sopra qua? La struttura sopra qua è, ripeto, una struttura poco utilizzabile da un punto di vista sanitario. È una struttura dove c'era dentro un centro trasfusionale, quindi non ha accesso diretto di persone, perché sono tutti locali, poi si possono, se c'è un intervento invertiato si possono anche vedere, ma sono difficilmente utilizzabili anche. È comunque previsto nel nostro piano, in questa struttura, un adeguamento, era previsto il trasferimento del SERT. Questo nelle indicazioni che noi avevamo nel nostro piano. Non ci vuole. Questo, io le dico quelle che sono le indicazioni. Mentre in futuro, quindi auguro un futuro abbastanza rapido, la parte del pronto soccorso dovrebbe diventare la sede della senologia aziendale che attualmente è collocata al Civico Ospedale. Quindi la senologia con tutti i suoi ambulatori, il pronto soccorso è già una struttura buona, ecco, dal punto di vista, per esempio l'OBI era stata ristrutturata qualche anno fa, quindi ancora una struttura buona, e c'è già un progetto esecutivo per trasferire tutta la senologia. La parte di qua è la parte dedicata alla risonanza nucleare magnetica, quindi queste sono ancora le due, diciamo così, incognite dell'ospedale. Per il resto, fino al quinto piano, l'ospedale è completamente abitato. Per esempio, al quinto piano verrà trasferita ora tutta l'attività libero professionale dell'azienda e in attesa di trasferire l'attività libero professionale dell'azienda, la mattina è coperta da tutti gli ambulatori istituzionali, quindi cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, cioè tutti gli ambulatori del quinto piano vengono utilizzati la mattina in istituzionale e al pomeriggio in libero professionale. È stata quantificata l'impatto di apporto di eventuale messa in sicurezza? Io so che si parlava di qualche milione di euro, ecco, però si parlava, mi sembra, di 8-10 milioni di euro. Questo era il totale del monoblocco. 8-10 milioni di euro. Quanto ci è costato l'ospedale da quando? L'ospedale da quando? Penso sia 80 milioni di euro.
riflessione, cioè la riflessione, cioè mi parla con la solita franchezza uno che ci ha lavorato. Questo ospedale non può essere ristrutturato e messo, a parte il fatto che i due ospedali, come vi ho detto, anche ristrutturandoli tutti e due, quindi Massa e Carrara, non si riusciva in ogni caso a garantire quell'unicità di prestazioni che vengono garantite attualmente. Sia qui che là non ci sarebbe stato dentro il materno infantile e ci sarebbe comunque stata una dualità di prestazioni che è assolutamente controproducente e ha dimostrato di essere controproducente. Quindi questo, la ristrutturazione di questo ospedale sarebbe stata, secondo me, conoscendo l'ospedale, conoscendo tutte le problematiche, questo è un ospedale che si basava sui trasporti verticali, i trasporti verticali sono stati abbandonati da tempo, le torri non le fa più nessuno, fanno gli ospedali massimo di 3 piani, si privilegiano molti trasporti orizzontali come nel nuovo ospedale, questo è un ospedale che per le nuove concezioni è assolutamente improduttivo, assolutamente anacronistico, assolutamente inefficace e inefficiente, anche ristrutturato. Ma che ruolo ha avuto il Comune nel, diciamo, si è espresso mai in qualche modo sulle scelte dell'ASL, quindi ha sempre avallato le... No, il Comune... Perché, diciamo, questo rimane pur sempre, indipendentemente dalle istituzioni se regionali o comunali, sono i mobili pubblici, no? Il Sindaco è l'autorità sanitaria locale, quindi esatto. Tutte le ristrutturazioni noi abbiamo fatto... E visto che abbiamo l'emergenza di mobili scolastici, mi viene in mente, dicevo, Marcone, no? Mi chiedevo se mai il Comune si fosse chiesto se questa struttura potesse essere utilizzata edilizia scolastica, quindi quegli 8-9 milioni di euro utilizzare per mettere in sicurezza l'immobile, usarlo per una scuola e trovare contemporaneamente preventivamente una ricollocazione di questi servizi. Questo quesito mi è stato affrontato. Diciamo la verità, qui c'è stata una forte esigenza sanitaria da parte della città di Navarra. Cioè questa esigenza sanitaria si è cercato di renderla il più possibile fattiva con quello che abbiamo messo dentro, cioè pensate a tutte queste patologie croniche, e quindi non si è mai affrontato un problema di un cambio di destinazione d'uso. Questo è preoccupante, cioè nemmeno discuterne mai. Non se ne è discusso, anche perché lei sa bene che le scuole, per esempio, si chiudono, cioè pochi bimbi, le scuole si chiudono, quindi pensare di riaccorpare tutte le scuole da un lato magari avrebbe dato forse problemi di altro tipo. Le immagini Marina che non c'è più le scuole ma vengono tutti a Carrara, trasporti. Non lo so se ci hanno pensato, ma non è mai stata presa in seria considerazione. Questo, no. È stata fortissima l'esigenza sanitaria. Capisco. Perché, ripeto, 11.000 firme di cittadini che firmano per riaprire. Riaprire il comitato, riaprire il pronto soccorso. Primo soccorso. Sì, bisogna sempre capire cosa si intende per primo soccorso. Basta chiarirci cosa si intende, poi io sono d'accordo anche nel primo soccorso. Io ho sempre detto, se una sanità è in grado... Se in Italia è ignorante, in Italia ha bisogno di punti, dove deve andare? Se ha bisogno di punti, in questo momento deve andare a noi. Quindi, richiesta io vado a un primo soccorso più prossimo possibile. Se però si taglia cadendo e magari anche battuto la schiena oppure le fa male la pancia, ecco fatto che lei deve qui, tanto si dà i punti, ma tanto c'ha male di pancia. Cioè i primi soccorsi sono, ripeto, pericolosi. Lei potrebbe avere anche un po' di mal di stomaco e quindi sta qui, perde 2 ore a aspettare del mal di stomaco che invece è un infarto diaframmatico, cose che capitano comunemente, glielo posso garantire. Il punto soccorso lui se non si aspetta. Al pronto soccorso, poi se vogliamo andiamo giù, vi farò vedere anche il progetto che stiamo facendo, perché ci teniamo, perché è un progetto molto interessante. Al pronto soccorso per nostra disposizione, giù al NOAA, nessuno aspetta nella sala d'attesa i pazienti che hanno bisogno. Il paziente viene triaggiato subito, fuori ci stanno gli accompagnatori. E se lei vede chi si incaccia, certo che si arrivano 10 persone, ma il compito è quello di triaggiarle immediatamente e di portarle all'interno. Lo fate volontariamente. Dopo andiamo giù, vi presento un progetto che almeno facciamo un pezzo per volta. I volontari dell'AVO fanno un grosso progetto e sono stati inseriti nel progetto dell'accoglienza. L'accoglienza è una cosa, il triage è una cosa diversa, però
ripeto, può succedere anche quello che non è detto, cioè gli ospedali e le cose sono fatti di persone, cioè, quindi non è che ci sono dei momenti in cui al pronto soccorso si trova, i medici non sono tutti uguali, come gli infermieri non sono tutti uguali, non sono tutti educati allo stesso modo, purtroppo, e quindi è facile anche trovare e trovarsi magari male a volte anche dal punto di vista di educazione personale. Il momento che parliamo ci può accompagnare, sì, nelle parti un po' più delicate, perché abbiamo... Non so quali sono le parti delicate che fanno 300 circa. Fanno 300 al giorno, diviso nei servizi. Ho fatto un conto. 20.000. Domanda. Costo opportunità di questi servizi. Se viste entrare in tutto 5 persone. Oggi l'esito è pomeriggio. Questa è una struttura che funziona quasi sempre sulle tre del pomeriggio. Quasi sempre? Sì, dalle 3 in poi non si sfrutta la radiologia, la risonanza, la TAC. Quell'attività del pomeriggio è diversa. Purtroppo il fatto è dalla vostra vista che esistono è un bonus significativo. Io sono preoccupato, sono la radiologia, la risonanza magnetica, ma TAC non viene sfruttata almeno 12 ore al giorno, dal punto di vista del cittadino, dal punto di vista dei politici, dal punto di vista della nostra comunità dell'apparecchio. Questo è il problema. Infatti al nuovo ospedale vengono sfruttati tutte le liste del giorno. Al nuovo ospedale, ma c'è delle liste d'attesa enormi e qui evidentemente il pomeriggio non si è fatto nulla, quindi forse manca il personale. Magari forse un po' di personale manca. Non è male il problema. Non dovete aver paura. Lo diciamo che io sto parlando. Sì, io sono preoccupato che ci sono convenzioni sul privato per avendo le macchine a disposizione si mandano i cittadini nelle strutture private convenzionali. Qua ci sono solo determinate cose, adesso ne parlava di liste d'attesa, quindi di diagnostiche, quindi di macchinari. No, sta di visite specialistiche. Perché noi per esempio anche le visite specialistiche. Sulle radiologie, poi lo può dire Biselli, non abbiamo attesa. Sulla radiologia noi abbiamo attesa sulle nostre macchine. Le nostre attese, le nostre attese dal punto di vista dei macchinari pesanti sono esclusivamente sulle ecografie e sulle pressioni. L'attacca non ha praticamente lista d'attesa perché fare un attacco ci vogliono 2 minuti, totalmente, quindi non è un problema fare l'attacca. La risonanza ha dei tempi statici, cioè la risonanza ci vuole una media di 40 minuti, se non un'ora, perché poi il paziente che entra riesce a paura, cioè è una problematica diversa quella della risonanza. Certo. Quindi noi abbiamo delle grosse problematiche ancora. Ma per maggior ragione se le faccio funzionare. Ma noi non ce l'abbiamo più la risonanza. Sì, sì, rispetto generale in termini di... Quando arriverà la risonanza sicuramente un macchinario come la risonanza deve lavorare. Era uno dei punti, no? Deve lavorare, sì, sì, ma la risonanza è una risonanza che quando sarà qui sicuramente non può lavorare al pomeriggio. Qui la diagnostica tradizionale, la radiografia del torace, TAC, non ci sono tempi d'attesa. Non è vero, ci sono. Io le dico, i tempi d'attesa delle TAC non arrivano dai 3 giorni. La radiografia? No, la radiografia del torace è per la spalla. Io mi chiesto per la spalla per andare a 30 giorni. Per la mia spalla, ho chiesto ma da 30 giorni. Stiamo facendo un ragionamento politico.
Il risultato positivo è banale da questo punto di vista. Le liste d'attesa sono uno dei problemi più grossi. Ma non per tutto, però, per determinate prestazioni. Noi abbiamo determinate prestazioni. Dipende da che punto di vista si va. Noi siamo politica, non abbiamo atteso. A me quando mi chiudono l'agenda e mi dicono che poi non rientrano nella statistica, la gente chiuse, mi preoccupa tantissimo. Perché sennò diventano liberi comunque le liste d'attesa. E chi sta spesso in posizione di vertice valuta solo i numeri, non va a valutare ci sono gente chiusa, non va a valutare 20.000 interventi chirurgici in lista d'attesa nell'azienda sanitaria ASL 100, non va a valutare 1.400 bambini in attesa da bene per noi del Dorian Mayer che operano dopo un anno. Chi guarda dall'alto spesso perde di vista il disagio dei cittadini. Questo è un po' un elemento. Se si nasconde dietro le liste d'attesa, nessuno si nasconde, esistono, cioè non è che non c'è il problema delle liste d'attesa e sicuramente poi si declina. In alcuni casi le liste d'attesa sono più corte, comunque, in altri casi sono estremamente. Il problema della lista d'attesa, lei è un medico, lo sa meglio di me, è talmente complesso, talmente variegato che naturalmente non è. Cioè, la lista d'attesa, se non si parte dalla richiesta della prestazione, non si arriverà mai da nessuna parte. Ma l'altra cosa è noi, essendo una zona di confine, vi posso garantire che la nostra lista d'attesa corrisponde molto a quelli che vengono dalla Liguria, dove c'è una sanità che se ne frega molto di più di quella della Toscana, e le posso garantire che per esempio noi facciamo il 30% delle endoscopie, le facciamo a cittadini di Sarzana, di Ottonovo e via discorrendo, come le visite cardiologiche, come si fa, non è che possiamo mettere un muro a quelli che vengono dalla Liguria. Noi abbiamo, perché a volte si dice lista d'attesa, ma l'importante sono le prestazioni fatte, cioè perché poi dice se ne può fare sempre di più. Si continuano a fare prestazioni e come dice il nostro radiologo, il primario, il dottor Tito Torri, io faccio ecografie a persone che per l'80% non hanno niente. Poi è vero che... Quindi c'è un'induzione di richiesta che fa paura. Cioè se non cominciamo... Cioè lei capisce bene che se io vado dal medico, tutti i medici, basta che ho un dolore al ginocchio, mi chiedono la risonanza. Però che per eliminare le liste d'attesa non fate le ecografie, quello che passa è ragionamento, lei stava dicendo che... Forse mi sono spiegato sì, male. Forse se sì, spiegato noi male. Facciamo tante di quelle prestazioni e non, noi se, se aumentiamo la prestazione, se aumentiamo l'offerta, noi come zona di confine, la nostra zona di confine ci viene subito allagata dal confine, perché di là non c'hanno niente e vengono tutti dalla parte di qua e noi non riusciremo mai a dare ai nostri cittadini qualcosa di minore, perché basta capire quant'è. Noi per esempio, anche da un punto di vista di ricoveri, noi dalla Liguria prendiamo tanti di quei ricoveri che fanno paura, cioè il nostro tasso di scambio con la Liguria è altamente ma altamente inattivo. Quindi non è che possiamo neanche dire al cittadino di Ottonovo no, prima faccio quello di Massacrallare. E cosa vuoi dire sul discorso? No, il problema è che se almeno, diciamo parzialmente, si può condividere la preoccupazione che lei racconta, c'è però un altro elemento che non è condivisibile da un punto di vista di gestione politica del sistema. Perché se è vero come è vero che il sistema induce, invece di lavorare sugli effetti, invece di lavorare sull'emergenza, perché poi ci si trova sempre a lavorare sull'emergenza, si dovrebbe lavorare sulle cause. E lavorare sulle cause non è così semplice, per tanti motivi, perché ci sono troppi conflitti di interesse da parte di tutti, perché un cittadino che va in libera professione a fare una visita non viene mai giudicata la prestazione inappropriata. Se invece viene al pronto soccorso viene giudicato inappropriato. Allora bisogna mettersi d'accordo. Viene anche fatta, Viene fatta, non è che viene giudicato inappropriato, ma nessuno arriva al pronto soccorso e va via senza certo. Prestazione. Certo, però quante volte si sente dire che il problema è che l'ecografia è stata richiesta senza che ce ne sia bisogno e quindi certo. È inappropriato. L'ha mai sentito dire a un ecografista privato? Questa ecografia che lei ha fatto l'ha fatta per sugo di nulla? Io glielo ho mai sentito dire, non è appropriato. Allora è chiaro che si innescano dei meccanismi su cui però il sistema ha delle responsabilità. Però io volevo dirle una cosa. E poi, mentre parliamo, possiamo intanto... Sì, le dico solo una cosa veloce,
il cittadino ha un bisogno di salute e il bisogno di salute del cittadino non è mai irreale, è un bisogno reale, anche se fosse niente. Okay? Nessuno fa una ecografia volentieri, o una coloscopia volentieri. Il cittadino, però, ma nessuno va in fronte sul corso per passare la Io le parlo ora come direttore di un ospedale. Il cittadino però deve trovare una risposta a questo bisogno di salute, un vario stecco che lui deve trovare dal medico di famiglia, dalle cosiddette case della salute, da tutta una serie di cose in cui a quanto pare non trova la risposta al suo bisogno di salute. Perché in pronto soccorso, chiamato pronto soccorso, arrivano un 70% di persone che se ci fosse qualcosa di argine a monte non arriverebbero lì. Siamo tutti d'accordo. Non è che voglio scoprire l'acqua calda e non voglio neanche le dico quello che quindi cosa significa? Che il pronto soccorso in ogni caso questa prestazione la deve dare in un modo o nell'altro. Io non sto a verificare se la casa della salute funziona o non funziona. Secondo il mio modo di vedere, se non si crea una struttura che dà una risposta, quell'argine non funziona. Se io vengo, c'ho un mal di pancia e vado in una casa della salute dove nessuno mi fa un'ecografia e io esco e uno mi ha messo solo una mano sulla pancia e non mi ha fatto un esame del sangue, io non mi sento soddisfatto dal punto di vista sanitario e vado allo step successivo. Quindi lavorare tanto sulla cronicità del pronto soccorso, delle case della salute. Le case della salute devono lavorare sul cronico, non devono lavorare su quello che ha il mal di pancia, va bene che venga al pronto soccorso, ma il cronico che si riacutizza è possibile invece fermarlo lì ed evitare che si riacutizzi, perché lì hanno una funzione grossa nel territorio. Se invece noi pretendiamo che il medico dia i 3 punti di sutura o che il medico nella CUS, se c'è un dolore improvviso, prima passi da lì, è uno sbaglio concettuale. Quelli devono venire giù, non deve venire giù, dobbiamo evitare che ci venga il bronchitico riacutizzato, il diabete scompensato, tutte queste patologie che nella casa della salute devono trovare invece la loro collocazione fisiologica. Questo le dico, però chi arriva in pronto soccorso e dopo andiamo giù e vi faremo vedere tutto, almeno per le nostre indicazioni, poi insomma, se avete piacere vi faremo vedere anche cosa stiamo facendo, perché secondo noi l'accoglienza è fondamentale, ma fondamentale per dare una risposta a chi sta fuori, perché le problematiche grosse che io sento dove vado, ce li ha uno che dice ho aspettato 10 ore, di solito è quello che ha accompagnato, che ha aspettato 10 ore, che si scoccia perché fuori non ha avuto risposte, non ha avuto notizie, non ha avuto questo tipo di problemi. Chi sta dentro, anche se ci sta 10 ore, e bene o male è tutelato in una struttura sanitaria, dobbiamo anche pensare che 160 persone, 200 che tutti i giorni si rivolgono all'interno di un ospedale, e lei sa bene che chi arriva al pronto soccorso e dice mi fa male qui, non va a casa se non ha avuto la visita cardiologica, l'ecocardio, gli enzimi, tutto quanto, e quindi deve stare lì fino al giorno successivo. Io ho portato dentro la gente, ho preferito portare la gente, perché la gente da dentro deve vedere come gira, come una cucina che da fuori non la vede. Noi ci siamo anche forse sbagliati, da altre parti chi ha ancora bisogno sta nella sala d'attesa. La nostra disposizione è che il triaggiato, poi può capitare che uno aspetti ancora fuori un'ora o 2 ore prima di entrare, non dico di no, ma il triaggiato di nuovo sta dentro e dentro vede, e vedendo forse si calma. Perché insomma, ci sono anche delle immagini da mettere, qualcuno, un medico mi ricordo, mise un'immagine di una sala operatoria dopo un codice rosso, cioè poi c'è quello di fuori che si incazza, magari perché gli fa male un dito, gli fa male da una settimana, perché poi le realtà nel pronto soccorso sono variegate, il posto più difficile dove intervenire. E quindi io avevo piacere dopo di farvi vedere, perché la struttura poteva essere fatta in tanti modi diversi, ma non entriamo in una dinamica di ospedali che io l'ho percorsa dal 2002 e quindi mi sono adattato a dover lavorare meglio con le armi che ho, perché se voglio quelle che non ho e che non avrò mai, allora butto la spugna e ce ne andiamo tutti a casa. Se io dico la sala d'attesa la voglio il triplo, ma se non la posso avere devo modificare le procedure, i comportamenti. È un impegno grave, un impegno pesante, posso garantire che non è una cosa facile. Se qualcuno ci apre una cosa chiusa, io avrò piacere che... Noi abbiamo ancora 10 minuti massimo, perché poi deve andare a Noa. Volete vedere la radiologia? Perché se sono chiuse, andiamo a vedere, se sono aperte... Il punto più... Quindi 10 minuti. Gli spazi chiusi. Gli spazi chiusi.
abbiamo accumulato tutta la roba che in ospedale, in ogni dimissione lo stanno venendo a vedere tutti i giorni più a rispetto di fare in fondo. Qui abbiamo accumulato tutta la roba che a quanto pare non serviva più in nessuno degli ospedali, la stanno venendo a vedere tutti gli ospedali da portare, quindi portano via tutto quello che è ancora possibile utilizzare. Quindi qua si sta registrando il materiale e poi disponendo la loro riassegnazione. Qui è stato ora, qui è stato accatastato tutto il materiale che avevamo in 7 piani d'ospedale, che non è stato ancora preso da nessuno, che probabilmente non lo vuole più nessuno. Perché se è vecchio materiale. I letti se sono qui magari li devono essere prima di portati via, devono essere rivisti se funzionano o quant'altro, capito? Quindi, però tutti i giorni qui arrivano delegazioni di Viareggio, di Livorno, di Piombino, da tutte le parti, vistano il materiale che gli serve, poi vengono, se lo prendono e se lo portano via. E quindi il materiale che non serve più dal punto di vista sanitario. Possiamo fare dei passi durante la corsa? Facciamo, vediamo. Questo era stato ristrutturato l'ultimo anno, mi sembra 5 anni fa, mi posso sbagliare di poco. Quanti anni fa l'abbiamo ristrutturato? Quando? Qualche anni fa l'abbiamo ristrutturato. Non ricordo. Un po' di più. 2009 era stato Massa, l'ultimo. Questo sarà 10 anni, una decina d'anni. La obici. Questo sono, facciamo così, raccontiamo, stiamo visitando il vecchio ospedale di Carrara, i 7 piani ne hanno chiusi 2, è un ospedale che non è norma antisismica, ha dei problemi di messa in sicurezza antisismica, l'azienda sanitaria deve valutare se e che tipo di interventi fare, si stima una spesa indicativa di circa 8 milioni di euro per mettere in sicurezza tutti gli immobili di questo polo, e quando sono stati creati 4 nuovi ospedali realizzati con il project financing, questi sono alcuni risultati di una fortemente la programmazione sanitaria del Partito Democratico che ha governato la nostra regione. Curioso ritrovamento tra le cose. Tra l'altro ricordiamo che siamo nella struttura di Massa Carrara, che è stata oggetto di uno dei più grandi scandali della sanità d'Italia, con indagini indipendenti e grandi responsabilità politiche di Enrico Rossi, che era assessore alla sanità ed è stato anche presidente della regione proprio nel bel mezzo di questo scandalo nella gestione sanitaria. Poi i responsabili, qualcuno è stato indagato, qualcuno arrestato, anche politicamente. Ma se i canarini sono due razze diverse, come mettere insieme immaginiamoci proprio il modo di pensare diverso, di lavorare diverso. Questo è bellissimo. Titanica. Abbiamo utilizzato tantissima della roba che abbiamo utilizzato e non siamo portati dietro. Poi certe cose di qui non potevano entrare di là, per problemi di antincendio, problemi, anche noi nei vecchi ospedali sapevamo ormai di tutto e di più, però là dentro è tutta roba classificata antisismica che non può entrare neanche con i fiammiferi. Abbiamo, di qui sono usciti centinaia di camionate di roba che giustamente si sono venuti a prendere, perché poi nel momento dell'accorpamento abbiamo fatto uno slogan. Quindi prima noi, distretti, di questi, poi è cominciato Viareggio, Lucca, Empo, cioè ci sono venuti tutta la Toscana a prendere roba, giustamente, roba ancora valida, se la sono presa e portata via. Alla fine ora stanno etichettando e faranno nell'atrio dell'ospedale di Masta un'asta. C'è la roba che è ancora buona, no? Tipo armadi, sedie, me l'ha messa all'asta a prezzi non so quanto simbolici.
Ma questi, io penso che ho visto che nelle aste che hanno fatto a Lucca, cioè è un tavolino di 10 euro, cioè non è che... In realtà il vero guadagno sarà di non doverli smaltire. Il vero guadagno sarà di non doverli smaltire, esatto, vedo che... Per quanto riguarda la risonanza magnetica, quando i tempi... Risonanza magnetica, la gara è, mi sembra che hanno fatto proprio una gara ad hoc, che penso che siano scaduti i termini della gara. Quindi io penso che una volta scaduti i termini della gara, ci vuole un po' di lavoro, vedi là, perché la risonanza devono ributtare giù, devono rifare tutto il discorso del magnete, cioè una cosa abbastanza... Cioè è fatta la gara per fare i lavori? Sì, sì. È stata fatta la gara per assegnare, diciamo, i lavori. Io in un tempo definito, l'ho definito quando dipendeva da me, dico la verità, dipende da me, e l'ho detto in tempi rapidi, se andiamo al quinto piano, però sapevo che dovevo trasferire cose sanitarie. Quando si entra nel campo tecnico, se volete delle date certe, magari l'ufficio tecnico saprà essere sicuramente più affidabile, più attendibile di me. E relativamente alla medicina nucleare? La medicina nucleare è un problema anche quello. È l'altro problema, che la medicina nucleare deve, almeno secondo i nostri progetti, andare nella palazzina G di Monterosso, al piano terra. C'è un progetto esecutivo già fatto addirittura ai tempi vecchi dalla GE. Gli investimenti sono tanti. Cioè anche lì si parla di un investimento pesante, le palazzine sono palazzine del 1900, quindi anche lì un investimento sull'antisismica. La medicina nucleare inoltre ha bisogno di percorsi particolari, no? Il caldo, il freddo, sistemi di smaltimento, quindi dei radioattivi, dei radionuclidi, e tutto, devo dire la verità, in questo momento si è bloccato perché i finanziamenti sono pesanti, cioè sono pesanti nel finanziamento della ristrutturazione completa dell'immobile. Quindi per ora la medicina nucleare sta via Reggio, dove la cosa che ci fa ben sperare è che abbiamo tecnologie assolutamente d'avanguardia, quindi gamma camere nuove praticamente di zecca, stiamo facendo anche le PET, quindi le TAC PET. Quindi, una medicina nucleare di altissimo spessore, ecco, dal punto di vista di chi ci lavora, dal punto di vista dei test che stanno facendo. No. Questo è il progetto è di portarla qui, come è di portare qui la scuola infermiera. È nato degli argomenti all'ordine del giorno. La cosa che vi dicevo è che le scuole sono sempre scuole. Io sarà che credo molto che le scuole devono essere tutte a norma, per cui la scuola infermiera è una scuola come qualunque tipo di scuola, liceo, sono posti dove contemporaneamente ci possono stare 200-300 persone, sono ragazzi. E quindi io penso che una scuola, ora c'è un progetto su Avenza dove c'era una scuola Leonardo da Vinci, da Avenza, c'è questo progetto, lo stanno valutando e penso che sia un bel progetto perché gli spazi sono ampi e è una città questa che ha bisogno di tessuto, tanto per essere chiari, ha bisogno di gente che mangia, di tessuto, di gente. Io sono contento che qui sia riattivato qualcosa intorno a questo ospedale, perché intorno all'ospedale un po' di vita c'è il panificio, c'è il bar, c'è questo, cioè tutti i piccoli esercizi che dalle centinaia di persone che arrivano, bene o male, tirano avanti la loro attività. E qui, devo dire la verità, ma proprio la verità, abbiamo fatto rapidamente a riabitarlo e a trasferire attività importanti, ecco, sono attività grosse, ecco, queste. Perché ora vedete al pomeriggio, ma qui la mattina non trovate parcheggio. Ecco, questo bisogna dire la verità. È chiaro, come diceva il collega, No, ma io condivido, cioè non è che... Le attività chirurgiche di dei hospital, no, eccetera, chiaramente va bene l'aspetto di concentrarle nella mattina. Io dico, le visite specialistiche, i controlli, la radiologia, secondo me andrebbe fatta funzionare in queste strutture 12 ore al giorno. Certo, sono d'accordo. Questa cosa qui consentirebbe lo smaltimento di molto del lavoro, anche di alcuni elementi di criticità delle liste d'attesa. Ma lei registra tutto. Questo non si può mai neanche parlare fuori dalla registrazione. No, vabbè. No, le dicevo che, ma poi non è un problema. Il problema è che nella politica, il problema è che nella politica dove tutti poi vogliono
ottenere qualcosa a livello politico anche nel cerchio di borghi di montagna, dove ci sono ospedali che devono essere necessariamente caratterizzati per la loro fisiologia. Non è pensabile avere un pronto soccorso a tutti gli effetti a Pontremoli e a Filizzano. Lì bisogna centralizzare il trauma, centralizzare le patologie gravi. È questo che forse è difficile. Se noi invece vogliamo tenere la radiologia Pontremoli, la radiologia Filizzano, cioè il personale purtroppo si disperde in una miniera di cose, se viaggi, una cosa l'altra, che dopo alla fine è difficile con quanti viaggi una. Facciamo parlare il fatto. Facciamo parlare da solo. Forza ragazzi, se volete con il medico e il chirurgo Andrea Martino, che dopo può considerare. Velocissimo, ci sono sempre dei professionisti che si fanno quattro per risolvere i problemi. Grazie professionisti. E un pochino la sanità in legge. No, devo andare lì. Però la politica deve fare il suo. La politica non può continuare a risparmiare sulla testa dei cittadini delegando poi al privato. Facciamo un salto veloce su una politica, magari il primario si tiene una scappata da voi, almeno su Belize, che magari non vediamo niente sulle la diagnostica. Ma comunque tu sopra di capo, dalla parte di oggi c'è 800 scritti. Non è che può essere plausibile rispetto al discorso. 800 scritti. Piano sotto o piano sotto? Il setto non doveva andare lì. Al piano sotto doveva andare. Il piano sopra nei piani non c'era scritto niente. Il piano sopra ci abbiamo messo. Riportiamo un attimino una veloce. Veloce. Sulla programmazione della chirurgia quindi in questo senso una struttura così, che è tra l'altro molto grande, molto ben organizzata per certi versi e con caratteristiche di grande possibilità in termini di costo e opportunità, essere utilizzata così poco ci preoccupa. Un caro saluto a tutti, a presto. Uno scappo veloce su un'inno politica che magari può andare che lei lo vede alle 4 del pomeriggio, qui alla mattina c'è il mondo, pomeriggio e dopo lì si sono tutti e cosa potrebbe fare la politica per la domanda pasquale? La politica poco, perché più di così la gente dovrebbe avere 4 ore, perché barbano 5.000 cataratte l'anno, fanno visite a non finire, liste d'attesa delle visite oculistiche praticamente quasi zero, cioè sulla oculistica poco. Quindi usiamo gli spazi per qualcos'altro, se abbiamo come, come vede però l'oculistica ha degli spazi che non sono usabili dagli altri. Cioè proprio per la loro
però l'oculistica qui lavorano a morse. A questi livelli bisognerebbe prenderla e trasferirla in altre attività, comprando le buone pratiche. Sì, comunque l'oculistica funziona solo su appuntamento. Se c'è un'emergenza oculistica, no. Non può venire. Se l'oculista no, Se l'oculista no, con tutte le attrezzature. Se da Carrara deve andare a Massa, anche se c'è un'oculistica. Anche da Venza deve andare a Massa. Da Venza deve venire a Carrara. Cioè, non è possibile avere l'oculista sotto casa, ragazzi. Cioè, mettiamoci nell'ottica che sarebbe opportuno fornire un servizio centralizzato valido sempre. E noi abbiamo un servizio che 12 ore al giorno fisso, poi c'è reperibile, quindi qualunque emergenza noi operiamo di notte a qualunque ora, anche l'oculistica, quindi non è che siamo abbandonati. Certamente c'è da fare anche una riflessione nell'ottica di una popolazione italiana che va progressivamente invecchiando. Gli spostamenti di molti anziani, ad esempio, che certamente avrebbero vantaggio di un sistema molto funzionante e centralizzato, però possono avere il problema anche dello spostamento delle volte. Quindi magari una riflessione potrebbe essere fatta sulle problematiche di chi si trova ad avere un centro pure molto efficiente, distante, e avere necessità di un accompagnamento che delle volte viene fatto per esempio con servizio del volontariato tramite il terzo settore. Da questo punto di vista cercare di fare, sì, sicuramente viene fatto, è importante, però magari fare riflessione anche su questa problematica, che giustamente non si può avere tutte le migliori specializzazioni, tutti i macchinari sotto casa. Ma i laboratori hanno questa funzione, cioè noi ce l'abbiamo a Venza, ce l'abbiamo a Marina, ce l'abbiamo quattro spazi per Massa. Naturalmente la politica ha fatto delle scelte che sono quelle... Però la parte virtuosa sta in questo, cioè. Quello che non devo dubitarne, che dice che i oculisti hanno veramente la lista d'attesa è praticamente zero, le cataratte si fanno in 15 giorni, 20 giorni. No, non è un problema, la cataratta si fa quando sono oculistica con le mature, no? Sì, no, sì, diciamo, non c'è da aspettare. Una volta matura, diciamo, non sono 18 mesi d'attesa come in altre anni. 20 cataratte al giorno, qui fanno più di 100 cataratte alla settimana, cioè una cosa. Quindi, diciamo, allora, una struttura come questa che risponde alle esigenze di un territorio in questi termini è una struttura virtuosa, al di là del fatto che magari ci tocca fare un 100 km per arrivarci. Qual è il problema? Il problema è quando fai 100 km e poi ti rimandano a un anno e mezzo, quando non ti vede, cioè, per questo è il ragionamento. Una struttura come questa dovrebbe essere presa come modello per anche altri tipi. No, questo è il senso, se si riesce a realizzare il problema è questa è un'eccellenza. Allora, noi siamo tanto in un piano dove non ho problemi a dire che l'oculistica nella nostra realtà è un'eccellenza sanitaria. Il discorso vascolare da noi, anche se anche quello è un discorso abbastanza buono, ecco, direi, nella nostra realtà. È chiaro che fare le vene si fanno oggi in 100 modi diversi. Noi eravamo orientati a farle con laser, perché con laser è un tipo di attività che si mette da sonda, quello esce e praticamente non ha neanche tutti i taglietti che sono lungo la gamba. Ci sono tante tipologie di cose, in base ai costi che adesso si mette di piedi. Noi abbiamo un'eccellenza che andremo a vedere giù a noi, che è la radiologia interventistica, perché poi le eccellenze, come dicevo, dipendono molto dalle persone. Inutile che io porto la canadese a giocare al Camp Nou, è sempre la canadese, cioè, cerchiamo di capire, se io prendo i medici di qui li porto al Nord, sono gli stessi, cioè, non è che se il fatto di essere in un campo diverso li fa diventare messi, sono sempre gli stessi. Il dottore, che è il primario della radiologia dentistica, in cui vengono fatti interventi che se gli desse, perché lui è molto modesto, ma se gli desse quell'eclatanza giusta che dovrebbe avere, pensiamo che lui non solo fa gli interventi complicati sulle emorragie di tutti gli organi interni, eccetera, IPS e tutto quello, interventi di ortopedia, cioè sulle vertebre, interventi sulla prostata, attualmente sta adottando un tipo di intervento che pare abbia sostituito l'intervento per l'ipertrofia prostatica, perché praticamente più delle arterie prostatiche la prostata si ammolla per conto suo. Lo sta sperimentando, interventi sull'utero, vedete, solo attraverso questo. Sono funzionali.
Ah, per problemi di batteria chiudiamo la diretta, fra poco faremo l'ispezione al NOA. A fra poco.